Erano migliaia i fedeli a Teramo che hanno preso parte all'antico rito della processione della Desolata all'alba del Venerdì Santo. La folla di pellegrini, come da tradizione, ha percorso le vie del centro cittadino al seguito della statua lignea della Madonna, nel corteo religioso più sentito dei fedeli teramani. Nell'immaginario dei devoti essa rappresenta l'angoscioso peregrinare della Madre di Cristo alla ricerca del figlio condannato a morte. Il corteo si avvia con la statua dell'Addolorata per il giro delle sette chiese che rappresentano i sette dolori della Madonna. Non c'è la banda, solo un gruppo di donne velate di nero che cantano canti della passione tipicamente teramani. Il vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha guidato i fedeli e i parroci nel peregrinare della Madre di Cristo, accompagnato dai componenti della confraternita di Cinturati che organizza la processione mattutina. La statua lignea illuminata e riverita, partita dalla cattedrale, è entrata nelle chiese del Cuore Immacolato, San Domenico, Santo Spirito, Madonna del Carmine, Madonna delle Grazie, Sant'Antonio e Santissima Annunziata, fino al rientro in Duomo dopo circa 3 ore di rito. Nei teramani la suggestione creata dal corteo dietro alla Vergine, una scenografia buia alla partenza della processione, mano a mano illuminata dal sorgere del sole, è rimasta intatta negli anni.
Questa processione, unica in tutto l'Abruzzo, è una delle prime rappresentazioni sacre nate in regione. La sua origine si deve alla confraternita della Madonna della Cintola. Essa nacque verso il 1260 ed ebbe inizialmente sede nella chiesa, oggi scomparsa, di San Giacomo, da cui alla fine del secolo si trasferirono nella vicina chiesa di Sant'Agostino, dove ancora oggi ha sede. È proprio durante questo spostamento, verso il 1290, che nacque la processione della Desolata. Questo particolare rito, semplice e commovente, rappresenta il disperato cammino della Madonna alla ricerca del figlio condannato a morte, e per questo anche il dolore di tutte le madri che hanno perso il proprio figlio. Gesù mio, per ton pietà.
fosse segnata dal mistero del dolore. Concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventi un'occasione di grazia e strumento di salvezza per Cristo nostro Signore. Ed ora invochiamo la solenne benedizione del Signore. Abbiamo vissuto questo momento davvero di grande commozione e soprattutto di grande preghiera. Maria oggi ci ricorda che il Venerdì Santo è il giorno più importante della nostra vita, perché siamo stati amati. Oggi dobbiamo scoprire l'amore di Gesù per ciascuno di noi. E Maria è qui per ricordarcelo, per dirci: fidati di Gesù. E noi vogliamo conservare oggi questo silenzio, questo momento di raccoglimento, perché la sorpresa non è ancora finita. Oggi abbiamo saputo questa mattina che Gesù salirà sulla croce perché ci vuole bene. E tutta l'umanità deve saperlo. Oggi l'umanità è stata voluta bene da Dio. E quando ascolteremo il telegiornale, ricordiamoci che se il mondo vive momenti difficili perché fa fatica a capire e a scoprire che è amato da Lui. E allora vogliamo conservare nel nostro cuore questa esperienza che abbiamo vissuto, proseguiamo nella nostra esperienza di preghiera e di, con il cuore e la mente fisso a ciò che accadrà alle 15 di oggi pomeriggio. Gesù morirà per noi, è l'esperienza più grande del suo amore per noi, ma come ricordavo prima, e Maria è stata maestra in questo, le sorprese non sono finite. Domenica, sabato notte e domenica di Pasqua scopriremo veramente la grandezza del suo amore. Ecco, ci fermiamo un momento in preghiera. Inchiniamo il capo per invocare la solenne benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E per intercessione di Maria Immacolata vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti e buon cammino verso la Pasqua.